Ieri la Juve è uscita clamorosamente col Porto e oggi tutti quanti, dal primo all'ultimo, sono finiti sul banco degli imputati. Adesso ne parliamo, però prima vi invito a lasciare un bel mi piace e vi invito pure ad iscrivervi al canale attivando anche la campanella delle notifiche. Mi raccomando, fatelo che è importantissimo. Adesso andiamo anche un po' a parlare. Ovviamente sia, ma è normale, della partita di ieri, ma anche del percorso Juve in toto, del percorso Juve a 361 gradi. Mi raccomando, ragazzi, però prima ve l'ho detto, commentate con la vostra opinione e lasciate mi piace e iscrizione, mi raccomando. Comunque, ragazzi, partiamo proprio a parlare di Pirlo, perché Pirlo è stato l'imputato, anzi, continua ad essere l'imputato numero uno. Ieri in conferenza stampa post partita ha detto: il progetto continua e per me ci sta come cosa, perché ragazzi, cacciare ancora un allenatore significherebbe cambiare il quarto allenatore in 4 anni e sarebbe una cosa. Ovviamente non penso che lo cacceranno adesso, si parla sempre di rescissione a fine anno, adesso non se ne parla minimamente, però penso che cacciarlo a fine anno sarebbe comunque una sciocchezza. Ormai la Juve ha sbagliato a puntare su Pirlo, però bisogna continuare il progetto, perché cacciarlo adesso sarebbe la rovina totale della Juventus, a meno che non si vada a prendere Guardiola. In quel caso ci può stare, ma se vai a prendere un altro normalissimo allenatore, per me sarebbe veramente una stupidaggine, una cretinata colossale. La Juve dopo Allegri ha sbagliato tutte le scelte societarie possibili. Ah, innanzitutto se n'è andato Marotta, e comunque quello già prima, però è stata una scelta non dovuta alla Juve, però che secondo me ha fatto crollare un po' i bianconeri. Poi sono cominciate veramente le cose più assurde, sia sul mercato dove Paratici non si è comportato bene. Paratici è bravissimo, una cosa gliela riconosco senza dubbio, è bravissimo a guardare il bilancio, a guardare i conti, a fare plusvalenze, però ha preso veramente tanti, tanti, tanti giocatori che poi si sono rivelati flop o che comunque si sono rivelati sotto le aspettative. Poi Agnelli le sue colpe ce l'ha, Nedved uguale. Perché? Perché cacciare Allegri in quel momento era una cosa inutile, senza avere in pugno un top, perché ripeto, se in pugno Guardiola, Klopp, un top, un Mourinho anche andava benissimo. Se in pugno questi ci sta, continui un progetto da top, ma se dai via quegli allenatori lì, Allegri o comunque un top come lui, perché per me Allegri è uno dei più forti al mondo, per prendere un allenatore normale che gioca benissimo ma che non è un vincente come Sarri, sbagli in partenza, perché la Juve è una squadra, era anzi una squadra che era proprio settata, era calibrata alla perfezione per vincere in campionato e per giocarsela in Europa. Poi in Europa è difficilissimo, ci sono tantissime incognite, tantissime variabili, però te la giochi. Invece, ragazzi, dopo l'addio di Allegri la Juve in Europa è in caduta libera, perché non puoi cacciare Allegri, che per carità il gioco era orrendo, ma vinceva sempre, per prendere uno come Sarri che A non è Guardiola, gioca peggio ovviamente, B non vince, non è un vincente, ha vinto qualcosina al Chelsea, ha vinto l'Europa League, per carità, un grande risultato, però ragazzi non è un vincente e su questo ci sono pochissimi dubbi. E poi non gli fa neanche un mercato perfetto, perché ragazzi, Sarri necessita di un mercato calibrato apposta per lui. Infatti al primo anno al Napoli non andò benissimo, poi De Laurentiis è complice anche la cessione di Higuaín, e mi compro dei giocatori, e 2 anni dopo, quindi dopo che questi giocatori si erano ambientati, rischiò tra virgolette di vincere lo scudetto. Sarri necessita A di tempo e B di un grande mercato fatto apposta e che decide lui, e tutti, sottolineo tutti, i giocatori devono essere pronti a sacrificarsi e ad adattarsi al gioco di Sarri, cosa che alla Juve uno non ha fatto nessuno, perché nessuno si è sacrificato. E tra l'altro, ragazzi, nessuno ha scelto di cambiare il ruolo, nessuno si è fatto cambiare il ruolo da Sarri. Sarri avrebbe voluto mettere Ronaldo esterno d'attacco, Ronaldo ha detto no, io gioco punta, e Sarri non ha detto niente. Quindi, ragazzi, anche queste diatribe che non permettono, non hanno permesso a Sarri di lavorare bene. Poi non so come sarebbe andata senza Ronaldo, adesso ne parliamo, però ragazzi, sicuramente anche Sarri floppò un po' per colpa sua, perché ha sbagliato pure lui a sottostimare alcune competizioni, a sottovalutarle, però un po' ha sbagliato anche, uno, la società a non proteggerlo, e due, anche i giocatori a non assecondarlo, perché
non ti puoi ammutinare subito. Io mi ricordo, ragazzi, che ci fu l'ipotesi di un clamoroso esonero di Sarri alla seconda di campionato, alla seconda di campionato, a fine agosto, alla seconda di campionato, lo ripeto ancora, alla seconda di campionato. Rendetevi conto, ragazzi, pensate un po' in che clima uno può lavorare. Qui è anche colpa della società, perché Conte si lamenta sempre, però su questo ha ragione: la società deve proteggere l'allenatore, altrimenti il divorzio tra le due parti è inevitabile. E per me la Juve non ha protetto a sufficienza Sarri, che poi comunque ha fallito bene o male in Coppa Italia, perché ha perso, l'ha perso in finale, anche se ai rigori e anche se lì non è colpa sua, e ha fallito malamente, questo è stato il più grande fallimento di Sarri, in Champions, perché non puoi uscire col Lione, così come Pirlo non può uscire col Porto. E quindi io, ragazzi, dico che la Juve ha sbagliato nel 2019 a cacciare o comunque a separarsi da Allegri senza avere un top in mano, perché è stata una scelta pazza, folle. Ha sbagliato abbastanza a prendere Pirlo, però la frittata già era fatta. Quando hai cacciato Allegri e hai preso Sarri, hai già cambiato il volto della Juve. Infatti la Juve, ragazzi, fino a quando c'era Allegri, comunque, anche se l'ultimo anno era andata male, era uscita subito in Coppa e era uscita anche in Champions con l'Ajax, anche se l'Ajax, nonostante fosse una squadra che la Juve doveva battere, era molto più forte e batterebbe ad occhi chiusi il Lione dell'anno scorso e il Porto di adesso, senza dubbio. Quindi vi sto dicendo, ragazzi, che la Juve ha sbagliato, per me, in principio, a virare da un vincente a uno che gioca bene. Poi Pirlo è stato un rimedio, c'era pochissimo tempo, però sicuramente si poteva provare a fare qualcosa di meglio. Per me Pochettino sarebbe stato molto ma molto meglio, nonostante anche Pochettino non sia mister vinco tutto io in persona, però gioca bene, perché Pochettino gioca bene, però riesce anche a portare a casa risultati in Europa, in Inghilterra, quando alleniamo al Tottenham. Stasera vedremo Barça-Paris, però il Paris è nettamente favorito e probabilmente passerà, salvo nuove clamorose remontate. Quindi Pochettino sarebbe stato un nome molto molto interessante. Pirlo invece era una scommessa, e Pirlo per me non te la puoi permettere quando la Juve già è in caduta, perché la Juve già stava barcollando. Quindi, ragazzi, lì o Pirlo permette, lo può permettere, o quando radi al suolo tutto e riparti da capo, dall'inizio, proprio butti giù tutto e riparti, in quel caso Pirlo ci può stare, oppure quando vinci ad occhi chiusi, quindi non so, magari al secondo anno di Allegri, dopo che la Juve perse a Cardiff, lì ti puoi permettere Pirlo, perché la Juve vinceva ad occhi chiusi in campionato, anche se poi l'anno dopo soffrì con il Napoli, però era nettamente favorita. Ecco, lì ti puoi permettere Pirlo. Oppure quando devi rifondare tutto, come quando la Juve puntò su Conte. Quando la Juve sta barcollando non puoi puntare su Pirlo, perché lo rovini, e perché rovini anche la Juve. Ragazzi, poi il mercato non è stato un mercato all'altezza. E parliamo anche di Ronaldo. Ronaldo in questi 3 anni ormai, 2 anni e mezzo, quasi 3 ormai, perché ragazzi la stagione sì, non è finita, manca la Serie A, però Ronaldo non è stato preso per vincere in campionato, diciamocela chiaramente, è stato preso per vincere in Europa, in Champions, e in questi 3 anni sono usciti 2 volte agli ottavi e 1 ai quarti contro squadre di fatto sorpresa, perché l'Ajax poi è uscito dopo con il Tottenham, il Lione è uscito dopo con il City. Quindi alla fin fine, ragazzi, che questa Juve poteva fare molto molto di più. Adesso vedremo il Porto, però è stato un fallimento con o senza Ronaldo. Per me la Juve più forte di questi ultimi 10 anni è stata quella di Cardiff, quella Juve lì per me è stata la più forte in assoluto, e per me quella era l'unica Juve che avrebbe potuto seriamente vincere la Champions e strappare lo scettro al Real. Il resto sì, ci può provare, però il Real, il Bayern, comunque le altre sono più avanti rispetto a te. E per me Ronaldo è stata un'arma a doppio taglio, perché Ronaldo è fortissimo e su questo non ci piove. È stato un flop? No, però sicuramente le stagioni della Juve quando Ronaldo è arrivato sono state dei veri e propri flop, senza dubbio. Ronaldo non ha deciso le partite di Champions della Juve, ha deciso solo quella, non è poco per carità, però solo quella al ritorno con l'Atletico. Per il resto, quando serviva è un po' venuto a mancare, non fortunatamente in senso pratico, diciamo, non è che adesso non lo troviamo più tra noi, però diciamo che è venuto a mancare a livello calcistico, e questa è stata una grandissima pecca, un grandissimo neo nell'esperienza juventina di Ronaldo. Perché Ronaldo, ragazzi, è vero, ha segnato ad Amsterdam, ha segnato a Torino con l'Ajax, però non è riuscito a dare quella marcia in più alla Juve in quelle partite, in quelle 2 partite fondamentali. Con Lione
Ovviamente, ragazzi, non è stato decisivo e anche ieri è stato, secondo me, il peggiore. La Juve, poi ripeto, prendendo Ronaldo e dovendo pagare un ingaggio spropositato, veramente altissimo, ha praticamente, non so, è come se avesse, si fossero spaccati i finestrini della macchina e li avesse comunque riparati con lo scotch, perché se spendi tutto per il parabrezza davanti non puoi spendere altri soldi se non ce l'hai per quelli laterali, per i finestrini, quindi li ripari con lo scotch ed è un po' quello che ha fatto la Juve, perché ragazzi, se prendi Ronaldo non puoi migliorare gli altri reparti ed è per questo che dico che Ronaldo è stata un'arma a doppio taglio, perché se tu vai a spendere tutta quella barca di soldi per Ronaldo, poi altri ruoli rimangono scoperti e chiudi un occhio, ne chiudi pure due, pur di non rinunciare a Ronaldo. Ed è stato questo il problema, perché finché si rimaneva con Higuaín, riuscivi a mantenere un bomber, Higuaín era fortissimo, e ad aggiustare gli altri reparti. Poi, dopo che è arrivato Ronaldo, gli altri reparti sono stati aggiustati un po' alla bene e meglio, un po' così, ragazzi, all'acqua di rose, con lo scotch proprio, hai riparato un vetro rotto con lo scotch, pur di non far prendere, non so, il freddo al collo, perché ragazzi, così la Juve ha delle falle nella squadra veramente pazzesche. Il centrocampo non ha niente a che vedere col centrocampo di Berlino del 2015. Quel centrocampo lì, ragazzi, era un centrocampo da 10 e lode. Avevano, oltre le riserve vere e proprie di titolarissimi, avevano Marchisio che giochicchiava anche se non era la prima scelta, Pogba, Vidal e Pirlo. E ragazzi, ditemi voi se quello non era un centrocampo da Champions. Sì, poi nel 2017 la Juve era più forte, però quel centrocampo fu veramente il più forte che io abbia mai visto nella mia vita e seguo il calcio da 11 anni di fatto. E quindi per me, ragazzi, la Juve ha sbagliato anche sul mercato. L'unico colpo, l'unico grande colpo di quest'anno è stato Chiesa, giocatore veramente mostruoso, anche ieri migliore in campo. Ronaldo ha abbandonato i suoi nel momento del bisogno, ieri forse il peggiore in campo in assoluto. Szczęsny ha sbagliato senza dubbio. Poi sì, gli errori arbitrali ci stanno senza dubbio, ragazzi, perché qui si sta parlando di cose abbastanza clamorose. Il rigore non dato al 95esimo all'andata a Oporto e la punizione che mi sembra non ci fosse, quella del gol del Porto. Ok, va bene tutto, anche rigori negati alla Juve possibili. Sì, va bene, ci avete ragione. Però la Juve non può prendere 4 gol in 2 gare dal Porto, non può buttare totalmente l'andata, non può prendere gol quando doveva rimontare subito al ritorno. Sono stati dei blackout veramente inammissibili che alla lunga hanno fatto uscire i bianconeri, perché ci possiamo appellare a tutto. Se vogliamo trovare scuse, ne troviamo a centinaia di scuse, ragazzi, migliaia. Gli alibi se ne trovano. Però il problema è che la Juve non deve trovare alibi, adesso deve ripartire. Per me non ha senso ricambiare ancora allenatore, quest'anno finirà con Pirlo e il prossimo dovranno cercare di fare una squadra un po' più a immagine e somiglianza di Pirlo, perché sennò, ragazzi, stiamo parlando del niente. Se premi Pirlo e poi gli fai una squadra che non gli piace, comunque con cui non si trova, è inutile. Devi prendere un allenatore e costruire un progetto con quell'allenatore. Guardate l'Inter, ha preso Conte e gli ha preso, nonostante Conte si lamenta, gli ha preso tutti quanti quelli che voleva, praticamente. Ha preso Eriksen, che lo voleva a quanto pare, perché sennò non avrebbero fatto quel sacrificio economico a livello di ingaggio. Gli ha preso Lukaku, il pupillo in assoluto, gli ha preso, ragazzi, difensori, terzini, esterni, Hakimi, Ashley Young, gli ha preso tutti quanti, gli ha preso Barella, gli ha preso tutti, ragazzi. E l'Inter adesso sta giocando benissimo e sta ed è comunque molto avanti alla Juve. Quindi è questo che vi dico: è inutile cacciare Allegri. Tante cose, le riassumo velocemente. Inutile cacciare Allegri se non si ha un big subito da prendere. Inutile prendere uno che gioca bene ma che non vince. E soprattutto inutile prenderlo per poi non difenderlo e per poi fare un mercato non funzionare al suo gioco. Idem per Pirlo, anche se la scelta di Pirlo era diversa. Diciamo che Sarri è stato cacciato evidentemente perché era impossibile continuare con lui. Anche Sarri disse che era impossibile allenare i giocatori della Juve. E Pirlo alla fine, ragazzi, sta facendo più o meno quello che ha fatto Sarri, quindi siamo lì e forse Sarri non aveva poi così torto. Quindi la Juve sta sbagliando tutto. Si può riaddrizzare, sì, ma si deve riaddrizzare subito, perché la Juve non è riuscita a fare un ricambio generazionale buono, perché ha sbagliato tanto sul mercato investendo su giocatori sbagliati e non investendo invece in ruoli in cui bisognava investire pesantemente. Penso ad esempio al centrocampo: McKennie ottimo, Arthur va bene, Belancourt, Ramsey mi piace, ragazzi, però sta giocando malissimo, Rabiot
sì, un po' ripresa, però non giustifica i soldi che prende. Quindi la Juve è passata dall'avere a centrocampo Pirlo, Pogba, Vidal e Marchisa ad avere McKennie, per carità, il migliore in questi ultimi tempi. Poi Arthur, Ramsey, Rabiot e Betancourt, ragazzi, capite bene che come fai ad ambire a quello che comunque speravi di vincere quando avevi quei giocatori fantastici, Pirlo, Pogba, quando hai questi qua è impossibile. Quindi la Juve deve fare qualcosa di meglio, deve cercare di aggiustare la rosa a costo, secondo me, e qui lo dico, ragazzi, è una cosa impopolare, però la dico, a costo anche di sacrificare Ronaldo, deve aggiustare la rosa, perché poi se tieni Ronaldo e aggiusti, perfetto, va benissimo, siamo a cavallo, ok, ma per me la priorità è riaggiustare il resto. Uno, perché a Ronaldo non rimangono 10 anni di carriera, quindi Ronaldo quanti ne fa ancora? Due, tre al massimo, ma tre a dir tanto e poi basta. Mentre il resto rimane. Devi aggiustare lì dietro, ragazzi, devi aggiustare il centrocampo palesemente. E poi ormai tanto vale puntare su Pirlo facendo un mercato che piaccia a Pirlo, con giocatori funzionali al gioco di Pirlo, perché adesso ricambiare ancora, a meno che non vai a prendere Guardiola, non ha senso. Se vai a prendere un altro allenatore normale, un altro che gioca bene, per me sbagli ancora e non se ne uscirà più. Anzi, se la Juve non riesce a riaddrizzare subito, la Juve crolla veramente come crollò l'Inter post triplete, dopo Mourinho, Benitez, Leonardo e poi, ragazzi, il nulla cosmico fino a Spalletti, fino a Mancini, diciamo, poi un pochetto, ragazzi, però diciamo che per molti anni ci fu veramente un buio cosmico con Stramaccioni e tutti quanti, buio veramente nero, pesto. E quindi la Juve per me deve sbrigarsi a rimodellare la rosa anche a costo di sacrificare Ronaldo per aggiustare alcuni reparti che vanno aggiustati a tutti i costi, veramente. Comunque, ragazzi, adesso trovare le scuse è facilissimo, ma la Juve non deve trovarle, bensì deve andare a mettersi d'impegno a vedere che cosa migliorare e a migliorarlo. Mi raccomando, ragazzi, prima di lasciarci, vi invito a lasciare un bel mi piace, ad iscrivervi al canale attivando pure la campanella delle notifiche e anche, ragazzi, a commentare ovviamente con la vostra opinione. Ho detto un sacco di cose, tanti temi, alcuni anche ripetuti, però non è facile, ragazzi, è venuto un video veramente lunghissimo. Spero che vi sia piaciuto, spero che lo possiate apprezzare. Vi ringrazio per aver visto questo mattone di video di quasi 20 minuti. Ciao a tutti!